Sono passati 10 anni da quando Carrie Underwood ha vinto American Idol e per i fan ha pensato a un regalo di Natale. Ed ecco quindi l'album con i suoi migliori successi, appena uscito. Oltre ai cavalli di battaglia ha aggiunto anche 2 nuove canzoni, fra cui Something in the Water. Sono molto legata a Something in the Water. Era successo qualcosa di magico il giorno in cui l'abbiamo scritta. Sento ogni volta tutte le cose di questa canzone quando la canto. Tutta la musica, le parole, tutto quello che viene insieme. Mi sento piena di gioia cantando un brano che amo. Allows me to be just a joyful, happy person singing a song that I love. La cantante, che è in dolce attesa dal marito Mike Fisher, ha deciso di restare vicina ai fan con questa novità discografica. So I was really looking for special things, you know. Non avevo cose particolari per varare questo album di successi. Si ragionava sul fatto di produrre un album con uno specifico profilo acustico. Ma cosa dovevamo fare? Allora mi sono detta, perché non sfruttare le registrazioni di lavoro, elementi un po' grezzi? La cosa sarebbe servita a dare ai miei fan, persone che sono state con me per 10 anni, il retroterra, far vedere come tutto è cominciato. Underwood ha lanciato in questi 10 anni 4 album e 20 singoli in studio. Il suo volume d'affari è stato di 64 milioni di dischi venduti, cosa che la pone in alto alle classifiche di gradimento.